Confartigianato Imprese Veneto, CNA del Veneto, Casa Artigiani Veneto, CGIL, CISL e UIL del Veneto hanno sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa che rilancia l'ente bilaterale. 31 anni fa queste sei organizzazioni avevano fatto un accordo interconfederale innovativo che ha messo in campo uno strumento bilaterale che, unico in Italia, è diventato poi faro per tutto il mondo dell'artigianato e non solo. Dopo 31 anni hanno ricalibrato gli strumenti di erogazione, hanno messo mano alla struttura per rilanciare la bilateralità da qui ai prossimi 20 anni. Si scommette sul futuro, soprattutto in questo momento in cui il Covid sta creando grandi difficoltà a lavoratori e imprese del mondo dell'artigianato e lo strumento EBAV sarà sicuramente in grado di dare risposte come ha fatto quest'anno. In 31 anni l'ente bilaterale ha erogato più di 895.000 pratiche per un importo di 360 milioni di euro, il 50% per le imprese e l'altro 50% per i lavoratori dipendenti. Oggi ha 34.700 imprese iscritte per oltre 156.000 lavoratori versanti. È uno strumento eccezionale che nell'anno del Covid ha anche erogato 105.000 pratiche per 122 milioni di euro per l'FSBA, quindi cassa integrazione per le piccole imprese. Le organizzazioni hanno deciso che questo strumento è insostituibile e quindi hanno presentato questo nuovo accordo interconfederale. La conferenza stampa è stata anche l'occasione per presentare il nuovo accordo interconfederale regionale sul Fondo Nuove Competenze. Il Fondo Nuove Competenze è previsto a livello nazionale da un provvedimento che mette a disposizione diversi milioni di euro, però è tarato per la grande impresa. Era necessario quindi fare un documento regionale che portasse il denaro e le opportunità di questo nuovo fondo anche per la piccola impresa. Il Veneto è tra le prime regioni a fare questo protocollo, che dispiegherà le proprie forze ovviamente nel 2021 e darà la possibilità alle imprese e ai suoi dipendenti di aumentare le competenze dei lavoratori in un momento in cui l'economia si spera ripartirà e quindi sarà necessario organizzare meglio anche il mondo del lavoro. Ma penso che sotto l'aspetto nostro di imprenditori artigiani, di rappresentanti di questa categoria economica, sia giusto sottolineare principalmente due cose. La prima, importante secondo me, è che gli artigiani nell'allora dicembre dell'89, artigiani sindacati in un periodo certamente non paragonabile adesso, e soprattutto una categoria che non è la classica di Confindustria abituata a certi dialoghi, ha iniziato questo percorso di concertazione. Secondo me è stato fondamentale, è stato eccellente e quindi ben venga anche dopo 31 anni questo secondo passaggio. Passaggio altrettanto importante perché ci ha visto questo periodo, soprattutto questo 2020, affrontare il tema del Covid, che ovviamente al di là dell'aspetto sanitario è un tema che è ricaduto nelle nostre imprese e quindi anche nei nostri collaboratori. E quindi questo secondo me ci ha fatto vivere un momento in cui maggiormente ci siamo accorti di cosa vuol dire vivere assieme una situazione difficile e per assieme intendo datori di lavoro e collaboratori, li ho sempre chiamati collaboratori perché noi siamo abituati a viverci a fianco quasi quotidianamente, per cui insomma non è l'aspetto dell'operaio. Ma soprattutto dico l'altro aspetto, e quindi l'aspetto della concertazione, vi dicendo, è l'aspetto del programma 2040 che vede, come è già stato sottolineato, alcuni aspetti fondamentali che sono la possibilità per le nostre imprese di sopravvivere a questo periodo, la possibilità per le nostre imprese di rafforzarsi, quindi tutto il mondo digitale, tutto quello che è il mondo della crescita imprenditoriale artigiana, e dall'altro lato, ovviamente,
la collaborazione stretta dei nostri collaboratori, dove abbiano un aiuto economico, sociale, per poter anche loro affrontare le difficoltà. Io penso questo che siano gli aspetti che maggiormente ci portano a dare una visione dell'immediato futuro, ma anche di quello che ci aspetta nei prossimi 20 anni. I dati, li ha già detti Righetto, sono dati importanti, sono dati che danno l'aspetto concreto di quello che è la forza delle nostre imprese, della piccola e media impresa, del tessuto veneto, e quindi per maggior motivo l'aspetto che mettersi insieme tra di noi diventa solo questo il metodo migliore per affrontare tutte le difficoltà. Esattamente, anche per quanto ci riguarda, diciamo come organizzazioni dei lavoratori, questo accordo interconfederale per il rinnovo e la riforma di EBAV rappresenta indubbiamente un risultato storico. Lo è sia dal punto di vista contrattuale che da quello delle relazioni sindacali nel settore dell'artigianato, come diceva giustamente il presidente Boschetto. Un passaggio, io penso, assolutamente non ordinario per due ordini di motivi. Per la prospettiva storica e i tempi di cui parliamo, 50 anni, tra i 30 che abbiamo alle spalle e i 20 futuri che ci siamo dati, e penso che questo sia un caso più unico che raro, anche nel panorama più complessivo delle relazioni industriali e sindacali, e poi non è un passaggio normale anche per il contesto e il momento storico che stiamo attraversando, e in cui cadeva questa scadenza e in cui si è appunto rinnovata questa scelta. Conseguentemente, coerentemente, lo sguardo, la visione e l'approccio di tutte le parti è stato ed è duplice. Da un lato lo sguardo alla storia, al percorso e all'esperienza trentennale che è stata fatta qui in Veneto, un patrimonio sociale, contrattuale, di relazioni preziosissimo che ha costruito e fatto crescere per i lavoratori dell'artigianato, e lo voglio sottolineare, la parte più frammentata del sistema produttivo anche del Veneto, una dimensione di contrattazione collettiva e inclusiva e un sistema di strumenti mutualistici davvero tra i più avanzati e tra i più innovativi nell'intero panorama nazionale. Dall'altro, lo sguardo ben fisso al presente, condizionato purtroppo da una crisi pesantissima e soprattutto al futuro, con l'auspicabile uscita quanto prima da questa crisi e soprattutto con le ben note sfide epocali legate alle trasformazioni tecnologiche e ambientali che ci stanno attraversando e che sono destinate a cambiare nel profondo anche il lavoro e anche la struttura produttiva artigiana del nostro territorio. E oggi non solo si ribadisce la bontà di quella scelta del 1989 e il valore dell'esperienza sindacale sviluppata in questi 30 anni, ma si interviene per rendere questo strumento fondamentale al servizio della contrattazione nei settori artigiani ancor più efficace, più flessibile e più aderente ai cambiamenti, agli sviluppi e alle esigenze dei nostri tempi e del nostro territorio. Questo è il senso di fondo della scelta strategica che tutte le parti hanno fatto. Guardare al futuro dandoci una prospettiva di altri 20 anni secondo due direttrici: interventi a sostegno dei lavoratori in risposta a bisogni sociali, a particolari situazioni di difficoltà, e interventi a sostegno delle imprese che attuino investimenti produttivi volti all'innovazione di processo e di prodotto. Il tutto rafforzando quel principio mutualistico di solidarietà che ha rappresentato, io penso, il vero motore propulsivo di questa esperienza e, se mi permettete, la matrice politico-culturale del sistema di relazioni che insieme abbiamo costruito. Era valido nel 1989 e io penso che lo sia ancora di più valido e attuale in questo difficilissimo 2020. E allora io penso che davvero sia questo, e chiudo, oltre alle soluzioni, agli strumenti, ai contenuti via via definiti e che oggi aggiorniamo e riformiamo anche profondamente, ma sia questo il valore di fondo che ha fatto dell'artigianato veneto un settore così avanzato, sia in termini di innovazione sociale che anche evidentemente di vitalità economica che ha sempre dimostrato. Penso che valga la pena, per rafforzare quanto hanno detto già i colleghi prima,
sottolineare l'importanza del modello Veneto di relazioni sindacali nell'artigianato. Noi abbiamo almeno 3 punti di eccellenza per quello che riguarda la capacità del nostro territorio, degli attori che rappresentano le imprese e i lavoratori dell'artigianato di fare un lavoro di eccellenza. Il primo elemento che non è diffuso nelle altre regioni o che è molto poco diffuso è la nostra copertura contrattuale. Noi abbiamo tutte le categorie con dei contratti regionali di categoria che vanno a tutelare circa 150.000 lavoratori che fanno parte del comparto artigiano, che hanno un trattamento migliorativo rispetto a quello che prevede il contratto nazionale. Secondo elemento di eccellenza è la grande capacità di fare accordi di sistema. Ricordo incidentalmente che quest'anno noi siamo partiti a gennaio con un accordo interconfederale sullo smart working per l'artigianato e quindi, come dire, con grande capacità previsiva avevamo dotato le imprese artigiane di strumenti per gestire lo smart working. A maggio abbiamo fatto un accordo importantissimo che ha stanziato 12 milioni di euro per le imprese e i lavoratori del sistema artigiano per affrontare la crisi. Arriviamo adesso con un accordo di riforma complessiva dell'EBAV e arriviamo anche con un accordo sul fondo nuove competenze per tutelare le piccole e piccolissime imprese. Quindi grande capacità in questa regione di fare accordi di sistema. Terzo aspetto importante per quello che riguarda la regione Veneto è che noi abbiamo degli enti bilaterali dell'artigianato assolutamente efficienti. Saluto qui, vedo il direttore Rigoni di EBAV, ma anche San in Veneto, ma anche il COBIS che riguarda la sicurezza e la cassa edile, sono tutti strumenti a tutela delle imprese e dei lavoratori che hanno un funzionamento ottimale ed efficiente. Sulla base di questa efficienza noi abbiamo inteso con questo accordo rilanciare e potenziare l'azione di EBAV, perché guardate, il tema principale per l'artigianato, questo va messo in rilievo, che l'impresa artigiana da sola è un soggetto debole nel mercato. Il lavoratore artigiano da solo è un lavoratore più debole rispetto ai lavoratori di altri comparti nella tutela. Però con un sistema bilaterale di questo tipo noi abbiamo creato un sistema che è in grado invece di fare politiche importanti e di presentarsi come un sistema forte. L'abbiamo dimostrato con l'accordo di maggio che ha messo a disposizione, come dicevo, 12 milioni di euro per imprese e lavoratori. Per cui, ecco, l'importanza di questo accordo io lo sottolineo su 4 aspetti, di cui dico solo i titoli per brevità. Primo, con questo accordo le parti datoriali e sindacali insieme dell'artigianato decidono di investire in un'azione di politiche industriali, potremmo dire politiche artigianali, perché per farlo capire bene. Però noi ci poniamo in una situazione in cui vogliamo interagire con la regione per cofinanziare progetti di sviluppo e di innovazione delle imprese e di miglioramento delle competenze dei lavoratori. Questo la singola impresa non potrebbe farlo, il sistema della bilateralità artigiana consente di farlo. Secondo tema, l'impegno fra le parti è di far funzionare meglio non solo la tutela per i lavoratori che perdono il posto di lavoro o per le imprese in crisi, ma il sistema delle politiche attive per il lavoro e quindi sostegno per la ricollocazione ai lavoratori che perdono il posto dalle imprese artigiane e tentativo, questo sarà importantissimo, sarà una sfida molto importante per tutte le parti, di regolare meglio la domanda e l'offerta di lavoro dentro il comparto artigiano. Terzo aspetto importante, parliamo di welfare contrattuale con EBAV, ma EBAV sarà impegnato anche a finanziare progetti territoriali di welfare comunitario che nascono da accordi provinciali o territoriali fra le parti. Questo, diciamo, per noi è un motore importante per migliorare il funzionamento del sistema di welfare. Quarto aspetto, ancora in questo accordo viene ribadita la centralità e l'importanza della sicurezza sul lavoro con un ente come COBIS, che è l'unico modo in un sistema frammentato di piccole imprese e di lavoro diffuso per garantire la tutela e la sicurezza nei posti di lavoro e la prevenzione agli infortuni. Quindi su queste 4 grandi strade l'impegno delle parti è sancito, diciamo,
formalmente nell'accordo, e il grande metro di misura è se saremo capaci di mettere in pratica le cose che abbiamo sottoscritto. Ringrazio anch'io tutti i colleghi e le colleghe di tutte le organizzazioni sindacali e datoriali. Penso che in questa fase il messaggio che le parti dell'artigianato danno è un messaggio importante in una situazione chiaramente di grande crisi, la voglia di fare progettualità per migliorare le condizioni delle imprese e dei lavoratori.